Mauro, ma cosa hai combinato? Ma perché hai messo una pompa di calore di questo tipo su una casa nuova? 4 anni fa, in fase di ultimazione della costruzione della sua casa, Mauro ci ha contattato e il suo dubbio era: risparmio qualcosa sulla pompa di calore visto che ho una casa super efficiente oppure vado con il meglio che mi propone il mercato? Il dubbio era legittimo, perché più la casa è efficiente e meno il rendimento della pompa di calore fa la differenza in termini economici. Ecco perché nelle case nuove spesso vengono installate delle pompe di calore non altamente performanti. Il concetto di per sé stesso non è nemmeno errato, ma entrano in gioco altri fattori che per Mauro erano importanti alla pari, se non di più, di quello del lato economico. Voleva un sistema di monitoraggio da remoto efficiente e reale e voleva un servizio di assistenza, ovviamente, che garantisse il comfort ottimale alla sua famiglia e che non facesse rimanere in pensiero se ci fossero state delle criticità. Il ragionamento che ha spinto Mauro a optare per un prodotto di alto livello non fa una piega. Se sto costruendo una casa di alto livello, non posso avere come anello debole il cuore dell'abitazione stessa. Voglio anche una pompa di calore di alto livello. Ma adesso andiamo dentro l'abitazione, andiamo a vedere l'impianto e soprattutto andiamo a parlare con Mauro. Facendo un agguato, ma che giardino hai fatto? Ok, va bene, guarda, molto bello l'impianto fotovoltaico. Sono quanti kilowatt? 6,4 kilowattora. Ok, e come dicevamo un attimo fa, con questi qua praticamente, se consideriamo l'autoconsumo e quello che dai in rete, praticamente copri a posto, a zero. Possiamo poi forse il 20 kilowatt per dire d'inverno, perché comunque hai un'utenza almeno sui 5-6 kilowattora al minimo. Non riusciresti più a ammortizzarli. Questi benefici no. Intanto Mauro, con tutta onestà, in questi 3 inverni ormai, no? Tre anni passati bene, cioè comunque il comfort c'è. Soprattutto devo dire che non si fa sentire sia all'esterno ma anche nell'utilizzo, nei sbrinamenti. Ho visto che non ha paura di nulla, non è mai mancato nel termico, né la CS, né la parte d'acqua sanitaria. Non ho dovuto mai aspettare chissà che, non te ne accorgi proprio di nulla. E questo è un gran vantaggio di questa macchina qua. E soprattutto, come ho già detto anche a te, a me preme sottolineare il servizio e l'assistenza, perché come ho avuto l'esperienza che alle 9 ho avuto un piccolo problema con sensore, alle 10 ho chiamato il tecnico, l'idraulico, credo che verso le 11 mi ha chiamato l'idraulico e avevo subito dopo, verso sotto mezzogiorno, il tecnico della Crontair in contatto per l'uscita a breve. Meglio di così, con 2 bambini non si scherza, insomma, più per quello. E anche il lato estetico, come dicevamo, fa la sua, perché quando hai un bel giardino e una bella casa, insomma, vuoi anche che bene, sì. Sì. Ben valorizzata, ho messo anche un po' di fiorellini, sassetti, appunto, perché fa la Bravo. Più bella. Sì. Un'altra cosa che voglio dirti, voglio farti vedere, è: siccome abitiamo in un posto che non è che fa freddissimo d'inverno, però tanto umido, perché siamo in pianura padana comunque, e il problema principale delle pompe di calore con questo tipo di clima sono gli sbrinamenti. Ti faccio vedere se si riesce a percepire le lamelle della pompa di calore, di una pompa di calore di questo tipo, come sono fatte e permettono, a differenza magari di modelli base, diciamo, di pompa di calore, di avere degli sbrinamenti completamente diversi. Ma non è che parliamo diversi di qualche minuto, stiamo parlando diversi da metterci pochissimi minuti, 3-4 minuti, a metterci anche ore o anche arrivare a non sbrinarsi mai. Dico una stupidaggine, Mauro, prima? No, ho avuto l'esperienza già verso marzo, che la mia macchina era in sbrinamento. Che gradi c'erano più o meno lì? 2 gradi più o meno quella sì, temperatura 2-3 lì? 2-3 gradi, non eravamo sotto zero. Sì, però sì, era un punto di rugiada. Bravo, che era abbastanza umido. E la mia macchina, perché li vedo anche io, li controllo sui grafici grazie all'applicazione della Crontem, 5 minuti, al massimo a volte 10 minuti se proprio sbrina. E invece la macchina qui a fianco, che è un'altra marca, ora doveva ancora finire il grosso del blocco di ghiaccio, devo ancora sbrinare del tutto, cioè, quello lo senti, perché io dico sempre che questa è come non averla, perché non ho mai avuto inefficienze di servizi da parte della macchina. Qui non te ne accorgi, hai sempre l'acqua calda e è sempre caldo. Andiamo a vedere sotto come fa la centrale.
Andiamo a vedere giù. Slanghi, dottore, venga. Aspetta, chiudiamo che qua, sennò. Qua sei stato Dio. Guardate bello. Ecco qua, tutto compatto. Questo è il frigo che hai visto altre volte nei video, dove abbiamo la parte idronica della pompa di calore con il suo puffer tecnico dietro, in pratica sì, qua dietro. Guarda, io lo apro un attimo. E qua invece abbiamo il bollitore. Per far notare la facilità che c'è. Lì basta evitare due viti, si apre subito e c'è tutto in mano. Qua ci sono 200 litri di sanitario che sono molto rapidi nel fare l'acqua sanitaria, l'hai già detto, però siccome molto spesso vengono additati 200 litri sembrano pochi. Voi in famiglia siete in? Siamo in 4 e basta. Infatti anche l'idraulico amministratore mi ha detto, guarda che anch'io perplesso, mi ha detto vai tranquillo, lo fai, perché da quello che ho capito dalla macchina, poi Michele lo confermerà probabilmente, non va per stratificazione, ma un scambiatore, che è questo qui, e gira continuamente, quindi sono 200 litri di acqua calda. Se io metto a 45, sono 200 litri di 45 gradi, non è stratificato. Certo. Quindi sono 200 litri buoni e basta. Noi siamo in 4 e con due bambini giochiamo sotto l'acqua. Più o meno il rendimento si può dire come 300 litri di un bollitore normale. Una famiglia fino a 6 persone con questo tipo di soluzione non ha problemi di acqua sanitaria. Vi faccio vedere anche l'impianto, che è semplicissimo, diciamo forse il più minimal che ho visto, con questo circolatore, unico circolatore isolato per non fare condensa, e il collettore. La parte idrica, che la parte mandata dall'acquedotto arriva qua, a parte le due uscite del giardino, entra c'è un filtro per la sabbia e per l'impurità, regolatore di pressione, poi vabbè tutto il calcare possiamo perdere, e poi ha fatto le due mandate, sia dell'acce fredda ACS e fredda per una pompa di calore. Quanti metri è in totale riscaldati la casa? Riscaldati saranno effettivi sui due piani, sono 140, se tengo sotto giù anche a questa parte giù sono 200 metri circa, ma effettivi che girano e girano sono i 140-150 metri. Anche se per il controllo nel quotidiano si usa molto di più l'applicazione, insieme a Mauro ti faccio vedere il modulo interno della pompa di calore, che è un termostato ma è anche un modulo che serve per tutti i dati che poi passa a remoto al sistema di controllo con l'applicazione da remoto. Ti faccio vedere una chicca che ha fatto Mauro. Ecco qua, con tutte le cantine della zona, Borgo Luce con l'alto. Mauro, mi sembra un appassionato. Sì, sono appassionato di vini. Vabbè, queste sono quelle. Solo guardarli, no? Mi hai detto prima. E qua, quando utilizzi il termostato per me è molto vantaggioso, perché vedo quasi sempre, vabbè, la controlli, se danno l'allarme come a me è successo lo vedi subito. Ah, ok. Perché in giornata tu butti l'occhio, invece andiamo a vedere sull'applicazione, che magari la vai occasionalmente. Qui sontualmente controlliamo sempre la temperatura esterna, che ci fa comodo per i bambini per capire. Sì, solo con la sonda esterna della pompa. La macchina se sta lavorando, l'acqua sanitaria se sta lavorando, ma non c'è mai problema. Soprattutto i guasti, mi è stato utile, infatti quando ho avuto quel piccolo guasto, perché me ne sono accorto subito e quindi ho potuto anche intervenire. Veniva anche il tecnico, ma essendo tardi intervenivo il giorno dopo, perché mi spiegava che ogni mattina scansiona tutte le macchine in base alle segnalazioni, lui fa il piano di intervento. Ovviamente questo perché la casa è così performante che non se ne rendono conto istantaneamente se la pompa di calore non va, perché no, ha un'inerzia termica che probabilmente perderà magari mezzo grado, massimo 0,8 in un giorno. O no, quindi non te ne resti neanche conto. Neanche. Ecco. Il vantaggio che ha la macchina, vado a controllare ogni tanto anche la pressione dell'impianto. Mm-hmm. Perché ciclicamente poi ci sta che tu la alzi un po', no, sì, un po'. Dai, ma lo faccio anche ad applicazione, ma non cambia nulla. O se no, la cosa bella volevo farvi vedere, perché dico vado in ferie, io me la metto in ferie e gli dico i giorni che non so, sto via 10 giorni. Ok. Bene, io programmo 10 giorni, al 9 giorno la macchina parte, sta ferma per i 9 giorni, metti che sia inverno, tu sei in montagna di là a fare le tue sciate, al 9° giorno lei comincia a riattivarsi, no, da poco. Da viziati, diciamo. Da viziati. Dai Mauro, accendila, che così sentiamo che rumore fa. Questo è il rumore che fa. Ah, è già accesa? Siamo capaci di fare le scelte. No, però. No. Comunque. Fa fatica a sentire il rumore, ad essere accesa in raffrescamento, però si vede che si stanno muovendo i fiori davanti, quindi se hai un dubbio sulla silenziosità ti assicuro che non ha...
non si percepisce il rumore. Dopo aver visto anche questo bell'impianto, aver parlato con questa splendida persona, Mauro, capiamo cosa ti offre in più una pompa di calore di alto livello rispetto a un prodotto standard nel mercato. Ovviamente il rendimento, un COP molto alto, ti permette di avere dei consumi ridetto il minimo. Considera ad esempio che questa abitazione consuma circa 1000 kWh anno per il riscaldamento invernale. Supportata da un impianto fotovoltaico adeguato, arriviamo che le bollette sono praticamente a zero. Altro punto di differenza importante è la struttura di una pompa di calore. Una pompa di calore di alto livello ti permette di non intervenire sull'impianto per un tempo molto più lungo, che detto in maniera semplice significa che la macchina durerà più a lungo nel tempo e di conseguenza anche l'investimento iniziale ti ritornerà indietro più facilmente. Altro aspetto molto importante è il lato estetico, perché e una casa bella vuole anche un occhio di riguardo per quanto riguarda l'estetica di una pompa di calore, soprattutto sull'unità esterna, avere un'unità esterna piacevole e anche la silenziosità. Un conto che abitiamo in una statale, magari dove c'è già tanto rumore, ma se ci addentriamo in una zona residenziale silenziosa, di certo non possiamo disturbare la quiete dei vicini o quella della nostra stessa famiglia. E per finire, l'ultimo punto, che è quello che ha anche spinto Mauro a fare questo tipo di intervento e che anch'io ritengo la cosa più importante, è un sistema di monitoraggio reale e un'assistenza tempestiva capillare e preparata. Cosa intendo quando parlo di un sistema di monitoraggio reale? Non semplicemente vedere quattro dati in croce che non fanno la differenza nel quotidiano, ma poter avere sia come famiglia che come tecnici da remoto un sistema che permetta di intervenire se ci sono delle criticità e di poter intervenire nei settaggi in maniera tale da rendere più efficiente il funzionamento della pompa di calore. Per quanto riguarda l'assistenza invece ci sarebbe molto da dire, ma voglio semplicemente dirti che il nostro mercato italiano è abituato a un'assistenza su caldaie a metano, non è ancora preparato per un'assistenza come fanno per esempio in altri paesi su pompe di calore. Alcune aziende si stanno anche strutturando su questo, si stanno attrezzando, ma per oggi la maggioranza dei costruttori non si preoccupa che chi installa sia preparato adeguatamente o che il centro di assistenza si preoccupi non solo che la pompa di calore funzioni, ma che vada anche a vedere come sta funzionando nei settaggi e quindi per migliorare il rendimento della pompa di calore stessa. Se anche tu, come Mauro, stai progettando una casa o stai terminando di costruire la tua abitazione e ti viene proposta una pompa di calore standard, ma vuoi qualcosa di più o vuoi approfondire l'argomento, non esitare a compilare il modulo di preanalisi che trovi in descrizione, nel link in descrizione. Un nostro tecnico ti contatterà e in maniera gratuita potrete valutare assieme se c'è una soluzione adatta anche al tuo caso. Ti saluto, ciao ciao!